appello anche allo Stato in qualche modo, perché insomma questi positivi che arrivano in Italia, no, bengalesi, ecco, possono arrecare oltre che un'altra emergenza sanitaria aggiuntiva anche un'emergenza sociale, quello che sta succedendo un po' in Calabria, dove la gente si sta un po' rivoltando. Ma io credo che lo Stato italiano debba essere più consapevole di quanto non sia stato nelle ultime settimane, diciamo nell'ultimo mese, dei pericoli che si moltiplicano quando apriamo l'Italia a tutti gli altri paesi del mondo. Manca all'elenco dei paesi dai quali deve essere vietato l'ingresso, mancano gli Stati Uniti d'America, mancano altri paesi dell'America Latina dove abbiamo un livello di contagio che è ancora pericolosissimo. A noi è capitato di avere un contagiato che era venuto direttamente con l'aereo da New York a Fiumicino. Fiumicino aveva preso il treno dell'alta velocità, poi un pullman per arrivare nel comune di residenza. Abbiamo dovuto ricostruire tutta la catena di contagio, individuare come al solito la cabina ferroviaria dell'alta velocità, avvertire le ferrovie, contattare i viaggiatori del pullman e così via. Diventa un calvario. Allora dobbiamo essere estremamente attenti. Dobbiamo sapere che un contagio che arriva dall'esterno rischia di determinare decine di altri contagi. Intanto cerchiamo di evitare i contagi nostri, al di là di quelli che possono venire dall'estero. Esatto, il governo frattanto potrebbe anticipare la proroga al 31 luglio, ci potrebbe essere uno stop anche per le discoteche. Dobbiamo essere reali, lei più volte fa appello ad usare la mascherina, ma nei luoghi di aggregazione i giovani si realizzano spesso di sera assembramenti. I giovani devono sapere che si muore di coronavirus. Noi questo dato lo stiamo sottovalutando, pensiamo che sia una stupidaggine. Cominciamo ad avere non solo contagi nella fascia giovanile, dai 15 anni in su, ma cominciamo ad avere problemi sanitari gravi, non piccole questioni sanitarie, ma gente che va in terapia intensiva. Mi dicono che ci sono alcune fasce giovanili che ormai continuano, come nelle vecchie abitudini della movida, a scambiarsi perfino i bicchieri quando si beve la birra o si beve un alcolico. Questi sono comportamenti idioti, oltre che masochistici. Si muore di coronavirus. Quindi dobbiamo fare attenzione, evitare di perdere la testa. Dobbiamo divertirci, i giovani devono andare incontro anche a questa estate con grande serenità, con grande allegria, incontrandosi, divertendosi, ma tutelando la propria salute, cioè la propria vita. Questo lo dico anche e soprattutto a chi ha magari in famiglia una persona anziana, un nonno, una nonna, e a chi ha bambini. Quindi davvero è il tempo di essere estremamente prudenti, responsabili, e se sarà così vedrete che usciremo fuori da questa stagione davvero drammatica per il nostro paese.